ragazzi, da Messi 91 siamo su Dragon Ball Xenoverse in compagnia di Iceberg, che si gode l'attesa, il paesaggio, il fruscio dell'acqua della fontana in questo posto incredibile che non si sa bene cosa sia, è una cupola nel nulla, forse con un cielo verdognolo. Ok, allora, stavamo facendo la missione di... Devi parlare con Trunks, lo so che ti tratta male, ma lo devi fare. Allora, stavamo facendo la missione di Vegeta e Nappa. Erano arrivati Vegeta e Nappa sulla Terra e noi dovevamo sistemare quello che era andato storto, ovvero si erano trasformati in scimmioni prima del tempo. E soprattutto si era trasformato anche Nappa, ragazzi. Ecco qua. E Vegeta si era preso un raggio della morte in faccia. I guess I'll just have to become a great ape! Okay. What? Burst open and mix! No way! Ciao, Vegeta! Now you see! This is the end for you! Bello che lui mantiene la ragione, tra virgolette. Ok, sì, questa cosa posso spiegarvela io. Più o meno. Allora, vedete che sotto la barra della vita di questo scimmione incredibile c'è una barra verde. Questa barra, diciamo, è la barra di Hyper Armor, tra virgolette, ovvero quella barra che non ci permette di stordire il nemico, anche perché è una grande scimmia, quindi i nostri pugni per lui sono pizzicotti. Quindi... Prendila! L'ho preso! Non ci credo. Vai, vai Iceberg, fai robe, grande. Praticamente dobbiamo stordirlo in quel modo, facendo finire la barra e poi prenderlo con la coda e sbatterlo a terra. Sapete che la coda è la parte debole del Saiyan. E quindi questo è il modo. Fino a che non arriverà sta testa pelata che gliela taglierà, si spera. Bisogna stargli dietro, qualcuno gli tagli la coda. Non ho attacchi da fare, per favore. Ok. È morto. Forza, Krillin, fai robe utili almeno. Vai! Ok. Ciao ciao scimmione. Però ragazzi, io la prima volta che sono passata qua mi ricordavo di averci messo molto più tempo. Credo di essere un po' overlevel, un po' troppo alta di livello, perché stiamo battendo grandi scimmie in 30 secondi, che non è una cosa normale. Però ho preso A. Grazie signor Junior. Orgoglio del principe. Battaglia al limite. Andiamo, facciamo fuori il principe. Povero Vegeta. E via. Aia, 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 aia. Sì, ma si è incazzato come guarda che te l'ha tagliata Krillin, oh mio. Perché, aia. Perché se l'è presa con me tantissimo. Fatto. Quell'attacco fighissimo che è quello, palesemente quello che Gohan usa contro il signor Raditz, e lo apre in due. È la testata incredibile che tira Gohan, ma va bene così. Fa figo se la usiamo noi. Se la usa Gohan è da sfigare. Se la usiamo noi fa figo. Non l'ho preso. Ok. Alzati Vegeta. Maledetto. Maledetto. Andiamo. Ok. Dobbiamo usare quell'attacco, vi ricordo, perché è quello che ci ha insegnato il signor Junior. E pretende che noi lo usiamo. Se no non ci segnerà mai più nulla. Ah, no, presa, pattume. Mi ha fatto i grattini sulla pancia. Te la faccio io la presa. Grazie mille Goku per fare questa cosa che io non vedo nulla. Ma comunque ok. Aia. Raffica di max potenza. Proviamo a farla. Non abbiamo abbastanza energia, ottimo. Ora sì però. E non lo colpiamo mai perché è caduto a terra. Ottimo. Come buttare nel water l'energia. Così faccio gli attacchi quando la gente è a terra.
Evil! Finiamolo col colpo di Junior caricatissimo. Ok. Oh, l'ho finito con un attacco speciale, ragazzi. Voi mi avete detto di farlo, io l'ho fatto. Grazie mille, signor Junior. Signor Junior è un buon allenatore. Ci incoraggia. Come fanno a stare in queste palline, lo sanno solo loro. Tipo Pokémon. Non stai away! Dovrebbe esserci Goku lì, non io. Why are you stopping me? Ecco, esatto. It's okay. What? Next time I'll beat him on my own. Thank you. Preghi, preghi. Guarda che bella la mia collanina. Fa molto figo. Finally. Ce l'abbiamo fatta. La pergamena dell'eternità è stata corretta. Has been correct. Still correct. Però mi chiedo, perché è successa una cosa del genere? Normalmente non è possibile che la storia muti così. Forse c'è qualcuno che viaggia nel tempo come te, Trunks, cambiandolo. Ok. Hello! Hello there. This is the master of the time nest. She's the supreme Kai of time. Perché fa queste scene incredibili? Queste facce. Ecco, perfetto. She manages the flow of time throughout the entire universe, keeping a close eye on history and protecting it. What the? What are you doing? Really? What in the heck do you think you're doing? What is your deal? Ora capisco perché va tutto a rotoli, perché nelle sue mani. Ok, va bene, mi fiderò di te. Oh, jeez. Il nostro personaggio intanto sta scrollando la testa lentamente per non farsi vedere, ma guardate, la sta scrollando tantissimo. Supreme Kai of Time. Kaioshin del tempo? Oh, mi spiace. Sei il guerriero evocato da Shenron. Io sono il Kaioshin del tempo. The Supreme Kai of Time. Sai, non sembra, ma è un pezzo grosso nella gerarchia dell'universo. A parte che è alto uno scicciolo, quindi non è che sia poi così grosso. E poi si comporta come una bambina di 2 anni, però ok, fidiamoci di Trunks. By the way, that bird you saw just now? Ah, quell'uccello si chiama Toki Toki, è il mio migliore amico. Tra l'altro, ragazzi, io ve lo leggo coprendo quello che dicono loro, ma se ascoltate le parole in inglese, la traduzione in italiano è abbastanza scandalosa. Tagliano parti di frasi proprio intere, le cestinano tutte, cioè. Le traduzioni nei videogiochi qui hanno raggiunto un livello eccelso, comunque ok. Best friend that steps on you, maybe. Hai un concetto strano di migliore amico. This is good. La battaglia è stata interessante. Siete una buona squadra. Grazie, ma non è ancora finita. Dobbiamo scoprire la causa di tutto. Ma cosa? Che cosa sta succedendo? Sembra che una strana coppia viaggi nel tempo, scombinando la storia. Non so che intenzioni abbiano, ma ho un brutto presentimento. Una coppia che viaggia nel tempo. Di chi si tratta? Per prima cosa dobbiamo trovarli. Diamoci da fare. Eccoci qua. Trofeo. Sì, giocatore singolo. Ok, eccoci qua. Allora, andiamo a fare un po' di missioni parallele. Trunks, andremo a cercare i 2 scombussolatori di tempo un'altra volta. Allora, tra l'altro dovrebbe esserci Kaioshin da qualche parte là, però non credo che possiamo parlarci. Non ci ho mai provato, sapete? E infatti. Cioè, è alta come una mia coscia. Perfetto.
Comunque, eccoci qua. Zico, hai qualche regalo per noi? Oh, grazie, Zico. Yeah. Ehi, complimenti per aver sconfitto un guerriero Saiyan scelto. Tieni, è per te, un regalo per il tuo impegno. Ripongo grandi speranze nelle tue imprese future. Grazie, Zeke. Ci ha dato una capsula del potere. Grazie mille, fratello. Lui mi sta simpatico. Tutti gli altri sono antipaticissimi. Lui invece è simpa. Ecco, questi personaggi che vedete apparire con il nome giallo, che prima non c'erano, dovrebbero essere degli altri giocatori che incontriamo giocando online, però qui sono controllati dal computer. Cioè, vengono prese solamente le statistiche, il personaggio, e vengono inserite a caso. Per riempire un po' questo posto, perché sennò era vuoto molto probabilmente. Questo tizio è molto pensieroso. Deve avere dei problemi esistenziali molto grossi, lasciamolo stare. Potrebbe essere pericoloso. Ok, ecco qua. Allora, queste le abbiamo finite. Ce n'è una nuova, la vendetta dei Cyberman. Attenzione, la vendetta dei Cyberman. Andiamoli a picchiare proprio con foga. Allora, quanti bei personaggi nuovi. Allora, facciamo che noi useremo Junior, visto che dobbiamo usarlo, e poi ci porteremo gli altri che erano contro Cyberman. Facciamo una cosa così. Vediamo quanto si vendicheranno e chi si vendicherà. Perché Yanko e Tenzing sono morti contro Cyberman, mi pare. Se non sono morti, comunque le hanno prese di santa ragione. Non ho mai usato Junior, adesso che ci penso, ma sarà come usare Mion e Mecciano, credo, no? Cioè, saranno più o meno tutti uguali. Muraglia difensiva. Non è vero mai, sono diversi. Hanno moveset differenti. Che figa... perché non mi insegni sta roba? Schifo. La voglio. Dai, era bellissima. Guarda che bello. No, non l'ho preso. Dai, la voglio imparare. Insegnamela. Essere verde, insegnamela. Allora, dobbiamo andare là. Giallo, questo è giallo. Ma sono coloratissimi sti cosi. Ok, non l'ho preso di nuovo. No, c'è da stare attenti. Devo capire come si fa ad attivare bene quell'attacco, perché sennò lo butto via tutte le volte. Oh, cosa ha fatto? Non ne ho idea. Ho fatto muraglia difensiva, che è un attacco inutile. Carica di energia. Interessante. Esplosione maligna. Ok. Carichiamoci per bene. Veloce. Ok. Vai. Ma andrà bene anche se la uso con lui. O dovrò usarla per forza io, esplosione maligna. Non ne ho idea. Voglio fare questa cosa incredibile. Dov'è? Guarda che bello! Che figata di attacco. Se non me lo insegni ti picchio, sappilo. Me lo devi insegnare tantissimo. Sì, Gau anche a voi. Dove siete, Gau? Ok. Allora, no. Devo vedere se posso fare il cannone dell'anima. Perché non lo posso fare? Ok, vai. Non l'ho colpito nemmeno a piangere. Non l'ho... Ma dai! Quanto odio questi scontri misti. Perché mentre tu picchi uno, l'altro viene a rompere i maroni sempre. Tassativo. Devi morire. È sempre così. Mentre meni uno, ne arriva un altro a rompere le scatole. È sempre così. Non è che te ne stai fermo e ti fai menare. Magari, visto che sei l'ultimo. Ok. Là. E qua chi c'è? Ah, eccoli. Non li sentivo, ma non li vedevo. Ah, ottimo, grande ragazzi, siete stati bravissimi, grazie mille. Però dove? No, dove? Là. Cioè, li hanno shottati, non so neanche bene come, ma lo hanno fatto. Quindi non siamo noi sopralivellati, fanno proprio schifo i Cyberman. Perfetto.
me ne fate menare almeno uno, non dico tanto, ma almeno uno. Questo nero, va che figo. E sono coloratissimi, non me li ricordavo tutti. Cioè, quello grigio me lo ricordavo, ma quelli neri no. Sua! Vorrei fare un attacco speciale, però colpiscilo. Modo l'ho shottato, perfetto. E ne ho shottato un altro, ottimo. Ragazzi, stiamo shottando tutto. Ma cosa venite qua? Ma non avete la vostra vendetta? Io avrò la mia vendetta. Voi no. Dai però. Con una combo, ragazzi, ne abbiamo uccisi tutti con una combo. Devo... eccolo qua. No, me l'ha bloccata. Dai però. Non ci è arrivato. Peccato. Dai, colpiscilo. Ok. E shotting. Ottimo. Devo spostarmi ancora. Ma ancora? Ma basta. Ma non ne hanno prese abbastanza, mi chiedo. Basta. Ah, ok. Ma quanti sono? Questi sono grigini. Ah, no, 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 no. Ok. Dai, ma cosa mi ha avvelenato? Dai, mi ha avvelenato. Guardate schifi. Avete rotto tantissimo le scatole. Morite. Mi avete fatto diventare fucciolino. Dai. Tu morirai con dolore. Tu morirai con dolore. Fatto. Poverino, è stato avvelenato. Sta soffrendo tantissimo. Aiutatelo. Aiutatelo. That's it. Good. Grazie. Keep concentrating on your training. Grazie. Ok, vediamo se abbiamo preso S. Non credo, lui ha qualcosa da dirci. Nose, perfetto. Credo che la cosa migliore sarebbe usare il nostro personaggio con Junior come alleato e per far andare un po' più veloce le cose. Però ci penseremo quando sarà il momento. Non abbiamo fatto nulla di quello che ci viene richiesto. Io non ho idea di cosa dobbiamo fare. Ragazzi, se sapete come fare quei due punti interrogativi, fate un fischio sotto nei commenti, perché io non saprei cosa fare. Cioè, mentre qua ho pensato teniamo Radish con tanta vita, qua non saprei cosa fare. Purtroppo non ne ho idea. O mi dite qualcosa voi o mi informo io tramite internet. Fatemi sapere. Andiamo vicino a un nostro simile molto più piccolino di noi e salutiamoci vicino a Gordon, che... che diavolo è questo? Cos'è? Morris, hai una piuma e degli occhi stranissimi. Che cosa sei? Dimmi che cosa sei. Come lo fissa Iceberg? Si sta chiedendo, ma che cacchio è questa cosa? Come diavolo è vestita questa cosa? Cosa rappresenta questa cosa? Ok ragazzi, come sempre vi chiedo like e commenti al video, iscrivetevi al canale e alla prossima in compagnia di questo aggeggio stravagante che sta attirando la curiosità di Iceberg in una maniera brutta. Alla prossima! Ma come lo fissa? Guardate come lo fissa!